Benvenuti su Abbas, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor Meg e il signor Lune. E con le nuove cuffie inauguriamo una nuova puntata di Dark Souls. Bene, nello scorso episodio eravamo arrivati alle catacombe e nello specifico avevamo trovato in chiusura di puntata questo falò dietro un muro invisibile. Che il signor Lune conosceva. Ma in realtà non l'avevo mai utilizzato, però... È stato dopo. Esatto. E adesso andiamo... Beh, teoricamente potremmo anche risalire su, non so se ci conviene fare. No, tanto ormai l'idea nostra era quella di arrivare fino al boss del livello, quindi non avrebbe molto senso tornare indietro a questo punto. Allora, io sinceramente non ricordo cosa c'è qui. Ah, si va avanti. No, ok. Ok. E siamo tra l'altro anche un pezzo in là. Attenzione, dottore. Bene. Vali come ci dà il dottore. Una alabarda per sempre. Ale. Sono un po' legnoso, ma perché da un po' che non ci sì, in effetti. Bene. Quello dice il messaggio. Tesoro. Ci vogliamo fidare, direi di sì. Più che altro quella mi sembra una freccia. Sì. Sì, quella è una freccia. Quindi buttiamoci. Bene. Aia. Cose che succedono su Bob, se mi devo chiamare, sul tubo italiano. Sono bene. Molto legnoso. Vabbè, ma adesso piano piano. Mi sa che ti ha fatto male. Sì. Qui lo scheletro che mi rotella, ma senza. Porca! Cosa cazzo? La stonata con una freccia. Si estui. Potrei fare anche così. Vuole contrattaccare? No. Attimo, scusate, ma sono veramente. Il dottore contrattacca. Perlomeno. Cosa avevamo armonizzato, signor Lune? Non me lo ricordo. Vediamo. Sì, abbiamo la guarigione. Allora usiamo la guarigione. Conviene. Tanto usare la guarigione, in effetti. Anche perché attualmente siamo anche dei bei pretazzi, quindi... Guarda come pompa. Madonna. Se ha dei bei pretini, se lo lasci dire. E cos'è? Io non me lo ricordavo mica questo. Questo è un gigante. Adesso male. Un'altra. E ci saluti tantissimo. Ricordo. Cosa difendeva? Ah! Vediamo cosa fa. Sa che io non me lo ricordavo proprio per niente sto anello. Anello conferisce dote immunità. Bello! Rispetto lì. Però. Forse rispetto all'anello dell'occhio malvagio. Se no non. Aia! Cosa? È sceso? Ah, è sceso! Ah, allora adesso giubbotte. È inevitabile. Lì c'è un pezzo che ha avuto delle collisioni particolari, evidentemente. Sì, decisamente. Vada dottore, senza pietà. Poi ce ne deve essere un altro, signor Lune, no? No, mi sa che è quello di prima che è venuto giù. Ok, ma era solo uno che lanciava le frecce? Sì. E adesso io avrei solo una domanda. Come cazzo torniamo giù? Ah no, sento che ci sono dei rumori. Sì, infatti. Io penso che ci siano. Ah, da qui, guardi. Ah, perfetto. Infatti immaginiamo che ci fosse. Che ci fosse qualcosa del genere. È strano però trovare un anello del genere qui. Sì, in effetti è. Va bene, proseguiamo, non ci facciamo troppi problemi. Queste sono delle giare? Possiamo. Sono delle giare. Ok.
che non contengono assolutamente niente. Bene, meglio questo che altro. Ah, sì, sì. Quella, chi c'è qui? Ma ciao! Ciao! Ma lei pensa che noi se non avevamo un'arma santa, che quindi lui... Sarebbe stato un po' traumatico. L'antenna del teschio, che molto utile. Scudo di rosso e bianco, che aveva una sua funzione, se non ricordo. La lanterna del teschio? No, lo scudo circolare rosso e bianco. Ah, boh. Questo è da dove loro ci sparavano, vero? Sì. Che probabilmente da qualche parte lì c'è, tipo dove siamo venuti noi. Perfetto. Quindi, ma noi ce ne freghiamo altamente. Altrimenti, e proprio ce ne sbattiamo il belino. Assolutamente sì. Obels, il miglior canale per fregarsi il cazzo. Esatto. Ma in dialetti regionali. Attenzione. Questo non ci ha fatto un cazzo. Cos'è? Ah! Me lo ricordavo, camminata pacifica, un attimo che non ricordo. Non facciamo rumore, forse? Era una roba del genere, sì, andava bene per un ladro, se non sbaglio. Questi? Vediamo cosa dice. Rallenta il movimento nell'aria. Ok. Ah, è quello del... È quello dei giganti. Dei giganti, Pietra. Esatto. Capito. Beh, figo. Tornerebbe buono con certi nemici più avanti. Dove cazzo? Vaffanculo allora. Bene. E vaffanculo. Dottore Siestri. Che botta di fortuna, perché dire culo porta brutta, cioè non è bello. Tra l'altro dove sono tutti quanti gli altri? Ma qui noi siamo tornati indietro. Molto indietro. Ai ai. Ah niente, dobbiamo proseguire. C'è poco da fare. Torniamo qua, che da dove ne... Sì, e da dove ne vieni? Sostanzialmente siamo... Ma come abbiamo fatto a tornare qui? Abbiamo anche preso una via secondaria, perché noi siamo saliti tanto, siamo saliti oltre il livello dove eravamo prima, perché volendo qui signore potremmo fare anche una roba di questo genere. Siccome noi adesso possiamo scendere, sì, easy da qui. Quindi dice si lascia... No, no! Cadere. Sì, prima direi di andare a estuarci. Sì. Dove cazzo? Cosa buona e giusta, assolutamente. Dai, vieni. E vaffanculo. Dottore, si ricordi che di gente qui ce n'è un sacco, eh? E lei non ha tutta sta gran vita in questo frangente. Bene, molto meglio. Tutti. È giusto. Io, signor Lune, se per lei non è un problema, io userei l'anello della magia nera. Adesso al posto della... Ma tanto non abbiamo nessuna arma armonizzata. Cioè, no, sì, dobbiamo andare al falò. Sì, ma tra l'altro volevo andare. Ah, stiamo andando al falò? Sì, sì. Ah, va bene. Questo è il piano iniziale. Qui ci sono ancora questi qui, eh. Che avrebbe potuto tranquillamente bypassarli, però anche perché ce li troviamo poi appena si siede al falò, quindi... Bene. Ok. Non droppare un cazzo, 3600, possiamo fare qualcosa? Vediamo. Direi molto niente. Direi anche niente, vediamo... Quindi armonizziamo. Dalla barba, ripariamo. Potenzia arma, no, perché non abbiamo... Non abbiamo assolutamente niente. Potenzia armatura, non abbiamo... Meno che meno. Non voleva armonizzare... Ah, giusto, armonizziamo. Non so se ci fosse un nome. Allora... Arma magica, assolutamente inutile in questo momento, perché... Abbiamo già i danni. Camminata pacifica, vogliamo provare? Di, facciamo camminata pacifica. Va bene. 5 utilizzi. Tanta roba, insomma. E via, io direi che potremmo anche andarci di fast forward. Assolutamente sì. Ci rivediamo tra un po'.
Bene, siamo ritornati. E la situazione non è delle migliori. Aia. Qui ha rischiato una fine pessima. Pessima. Immonda. È un po'. È di là che dobbiamo passare noi? È la via dritta. Non è, non so se sia la via giusta. Non me la ricordavo. Beh, allora, dipende cosa vogliamo fare, perché qui, come lei ben sa, c'è. Occhio! Ok. Bene. Qui ci sono varie vie possibili. Lì c'è un altro di quei pirulli. Bene. Ok. E adesso dovrebbero essere finiti, teoricamente, no? Allora. Però qui torniamo dove eravamo arrivati. Quindi la via ci viene suggerito. Ah no, questa. C'è questa. Attenzione! Qui se tanto mi dà tanto. Esatto, c'è lui. Che qui ci potevamo arrivare anche da un'altra parte. Sì, e infatti la ricordavo da un'altra parte. Quindi secondo demone della titanite. Proviamo a rallentarlo? Possiamo provare. Non so se ha fatto effetto. Molto lento. Sì, ha fatto effetto. Vado al fondo. Io userei le due mani. Aia. Mi sa che gli è già finito l'effetto, eh? Giustamente, è anche un super mega demone figo. Bene. Dottore Siestui. Oh. Ok. Aia. Bene. Va bene. Aia. Si allontani. Non si è allontanato. E adesso ho messo cazzi. Perché? Perché dobbiamo arrivare qui a prendere tutta la roba. Vabbè, sono 4.800 anni. E due umanità. Sì, sicuramente. Lei la fa più grossa di quello che è, signor. Lei dice? Sì, sì. Allora. Può anche scegliere di usare magari l'anello, quello della difesa, e togliere uno slot di ammonizzazione. Abbiamo visto che non è tanto tanto forte questo, quindi. Allora, intanto fast forward e ci vediamo dopo. E ci rivediamo al boss. Bene, siamo ritornati per una nuova sfida contro il demone della titanite. Allora, il signor Rune e io ci siamo chiesti se era più forte la Claymore oppure l'alabarda, in tentativi che non vedrete e non, sinceramente non sappiamo quanto c'è l'alabarda, per cui adesso useremo l'alabarda. La Claymore fa 47 di danno col colpo singolo, in ogni caso è ancora più forte questo, è giusto quando. Bene. Non l'ha preso. Come no, sì. Adesso vediamo cosa fare. Eccolo. Vada. 96 è il colpo migliore che abbiamo per il momento. Non l'ha preso. Ah. Siamo troppo lontani. Ecco, si è avvicinato, a posto. E adesso le ha finite. Ho finite, di già. Eh già, ne ho usate un sacco a vuoto, quindi sì. Aia.
vedo quanto mi fa. 52, meglio la labarda. Io mi allontanerei per estuarmi. Fossi in lei. Ok. Bene. Vado, dottore. Il dottor Meg è veramente come un figlio di puttana, sì. Approfitta di ogni scorciatoia. È giusto. Ogni minimo trucchetto che possa fargli guadagnare tempo. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato malissimo. Ahia. Dai anche una testata, non mi ricordavo. Sì, e non ha la testa, quindi c'è. Cioè... sbagliato qui. Sì, l'ha fatto. Qui dovevo. Tempo io faccio il coniglione. Bravo, dottore. L'amico coniglione, perché ricordate che i conigli sopravvivono alla grande. E comunque lui ha ancora un sacco di vita. Sì, d'altronde l'avevamo detto, se non sbaglio, che eravamo leggermente sottolivellati per. Gran concentrazione. Aia. Aia. Sì, bravo, sì, sì, ma qui quando c'è da giocare sul difensivismo, ragazzi, chiamatemi che io. Il dottor Meg sa sempre. Scusate se questa. Io ho finito una volta Pokémon con Bulbasaur, che era veramente qualcosa. No, scusate, con. Ovviamente con la sua evoluzione. Con Venusaur. Ed era qualcosa di veramente frustrante, perché tu qual era la tecnica? Parassi seme, quindi un attacco che toglie vita un po' alla volta. Lui era un gran aveva della gran difesa. Tu puntavi su questo e piano piano lo uccidevi. Vada. Oh, viva Dio. Se questo è un uomo,
Occhio della morte, attenzione. Cosa fa l'occhio della morte? Lo scopriremo. Adesso, io speravo di scoprirlo qui, sinceramente. Ah, sa che può essere che dipenda dal fatto che non avessimo occhi della morte. Esatto. Perché qui, signori, c'è questa tomba. Una tomba molto particolare che ti puoi, rifugiare. Nella quale dovremo passare un po' di tempo, presumibilmente. Se non ci stiamo dimenticando qualcosa, ma non penso. Oddio, secondo me tra un po' arriva. Vediamo. Nel frattempo manca 8 minuti, quindi sarebbe carino. Sarebbe carino se dopo un po'. Ecco, perfetto. Attenzione. Mentre che ti fai la pennichella in una tomba, che è una cosa normale, tanto che sei non morto. Assolutamente sì. Attenzione, qualcuno ti fa lo scherzone. E cosa succede? E ti ritrovi in un posto molto particolare, signori. Eh sì. Bene. E fin qui tutto a posto. Non è esattamente il posto da qui. Ah no, dice che andremo a continuare qua. Questo in effetti è un percorso non obbligato. Tomba dei giganti, attenzione. Quindi qui ci saranno dei giganti, supponiamo. Al momento non ne vediamo, però c'è effettivamente una tomba gigante. Esatto. E qui, ragazzi, c'è il re tombale, mito. Uno dei quattro. Dei quattro lord. Noi preghiamo e otteniamo la spada del re tombale e il miracolo danza delle spade del re tombale e un achievement. Perfetto. Se offriamo la morte, mi sa che sì, direi che possiamo offrirglielo, tanto ce l'abbiamo. Perfetto. Offriamo occhi. Quanti ne avevamo? 3, quelli che abbiamo trovato all'inizio. Ah, beh, perfetto. Ma offriamogliene ancora uno. Dovremmo averli finiti perché. Perfetto. E abbiamo preso tra l'altro un'arma potentissima che è l'arma. Ecco, la spada del re tombale. Esatto, molto. Fa un male porco, solo che non so se abbiamo. Infatti, 24 in forza, noi ne abbiamo poco, abbiamo 16. Mm-mm. Beh, potremmo utilizzarla al più a due mani, forse. 16, sì. Com'è fatto uno a morire qui? Ah, non lo sappiamo. Ma noi torniamo da dove ne veniamo. Perché comunque sia quello che potevamo fare qui ora l'abbiamo fatto. Ci torneremo probabilmente. Se non per approfondire ulteriormente il patto, molto ma molto più avanti. E non sarà con intenti amichevoli. Assolutamente no. E niente, questo è una delle particolari di Dark Souls. Ci sono degli strumenti all'interno del mondo di Dark Souls che possono essere offerti alle divinità per potenziare il legame che si ha con loro. Esatto. E qui ritorniamo da dove venivamo. Allora, noi quante anime. Allora, abbiamo visto che ci volevamo. Abbiamo diverse anime, perché 7800... abbiamo 60 piano. Cosa cazzo? Ok. Ah no, solo 3000. Abbiamo 3000 anime, quindi fondamentalmente un cazzo. Però abbiamo tutta una strada. Disperazione. È stato difficile. Qui stiamo tornando indietro. Però. Ma non credo che possiamo andare avanti, signor Luna. Dovrebbe esserci qualcosa sulla destra. Ah no, ha ragione lei, è vero. Ma l'avevamo visto forse anche nello scorso episodio. E qui, se non sbaglio, c'era anche una scaletta. Si poteva. Sì. Ah, ok. Ah, beh, qui c'è questo che. Okay. Ah, arriva su uno. Allora li facciamo giù, eh. Aia. Ah, yeah. Cioè lui. Non sembra per la quale, eh. No, ma comodi, comunque. Perfetto. Ah. Fondamentalmente il cadavere non serviva a nulla. No. Bene. Cosa cazzo?
Ah, era un buco. Ok, lì saremmo caduti. E direi anche qui, a giudicare dalla tipologia di... Ma penso sia... No? Qui? Ma nel caso come saremmo Ah, risaliti? Ah, d'accordo. qui a sinistra. Allora facciamo una cosa, proviamo a usare la testa qui. E scendere le scale. C'è la scala lì Sì, davanti. no, volevo se magari qualcuno veniva giù. Perché se voi ancora forse non l'abbiamo visto, ma se ok. Vaffanculo. Ben due arcieri e un... Eccolo. È una testa di cazzo, sì. Io andrei di AOE. Ah, avevo paura che... Sì. Bene. E lui ci saluta. Non abbiamo tanta roba, Simone, quindi... Nemico di... Oh, signor. Ah, io me lo ricordo, chi è. Purtroppo anch'io. Io qua suggerirei altamente la camminata pacifica. Così per dire. Ora, qui volendo ci sarebbe anche un altro nemico, meno temibile ma comunque carino da affrontare. Però credo che dovremmo cadere se lo vogliamo fare senza... Allora, perché qui volendo... Bene. Beh, comunque con il fatto che abbiamo... Con il fatto che abbiamo un'arma magica contro non morti, va da Dio, Ah, sì. eh. Eccolo qui. Bene. Ce ne sarà sicuramente anche un Ce n'è altro. un fumo. Ok. Ok. Vi posso assicurare che con altre armi non... O meglio, quando non avevamo il chierico era molto più ignorante. Sì, eccone un altro. Questi oltretutto noi abbiamo avuto, anzi, il dottore e la sua bravura hanno garantito poco danno, ma questi se ti prendono ti Ok. rovinano. E che cazzo, abbiamo E quello finito. non me lo ricordavo. Io quello me lo ricordavo, ma speravo che venisse fuori dopo. Andiamo dove... Fuga. Ah, perché lui è venuto giù. Cazzo. Fuga! Io ritornerei da dove siamo Sì, venuti. che è qui se non sbaglio. Non è qui? Ah, cazzo. Pessimo, pessimo. Lì c'è la scorciatoia. E per passare di là dobbiamo tornare indietro. Giusto? Vabbè, ho perso il senso di orientamento e mi sono fatto veramente male. Eh sì. Allora, noi intanto abbiamo ucciso quello che ci interessava uccidere. Esatto. Qui, se vogliamo andare avanti su questa strada, servirà gestire in maniera diversa, perché dovremo cadere, dove prima dicevo, qui volendo, qui possiamo cadere, ma non cadremo. Lì toccava cadere per uccidere prima il Cavaliere Nero, perché se non uccidi il Cavaliere Nero, dopo hai questo, cioè hai dei nemici gestibili insieme ad un nemico che andrebbe affrontato da solo. Ah, io direi che a questo punto lo vediamo nel prossimo episodio, Assolutamente sì, sempre su Hobbes, il miglior canale sul tubo italiano con delle blatte che camminano sullo no? schermo. Perfetto. Ciao! Che schifo che fanno tra l'altro. Un po'. Poi ci sono quelle grosse che sono ferme, ma quelle piccole che girano. Ma è quello. È quello. Che schifo. Che schifo. Hobbes, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una Ah, fonte. beh. È una fonte. Cioè...